macabro pesce d'aprile per l'associazione di Venezia.com che torna a far riflettere con amara ironia sullo spopolamento della città lagunare. Siamo lieti di annunciarvi che dopo la chiusura di prenatali il negozio riaprirà con un'attività legata alle sempre più pressanti esigenze dei residenti, dei quali ricordiamo il 30% sono over 65, la fascia cioè a cui il nostro brand si rivolgerà. Con la massima professionalità e discrezione ci occuperemo di tutte le pratiche necessarie, accessori e fiori, preventivi gratuiti. Accompagnato da questo stringato annuncio, il pesce d'aprile notturno di Venezia.com, diventato ormai tradizione, si colora quest'anno delle tinte cupe dell'umorismo macabro. Poiché a Venezia di bambine nascono sempre meno, un negozio prenatale al Ponte dell'Olio ha chiuso per mancanza di clienti. E prima che a qualche magnate dell'abbigliamento o a qualche lobby di pellettieri cinesi venga in mente di metterci le mani sopra i paladini della residenzialità, hanno pensato di inaugurarvi la sola attività che in città mantiene una qualche speranza di successo, ovvero un'agenzia di pompe funebri, il programmatico nome di Premortal, alla quale i pochi veneziani superstiti potranno rivolgersi per prenotare l'ultimo viaggio. Almeno loro non saranno costretti a emigrare in terraferma, ma potranno riposare per l'eternità lungo le placide acque della laguna nel cimitero di San Michele. E da questa ironica ma significativa manifestazione di Venezia.com prende spunto il nostro quesito di Tigirina Aperta della settimana. Sempre meno bambini a Venezia, che cosa ne pensate? Diteci la vostra opinione inviandoci un sms o se preferite un'email, un fax o una lettera, i numeri e gli indirizzi che vedete scritti in sovrimpressione e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali a partire da domani sera. Dopo le accuse di PD e